Vi ringrazio perché proprio la verità è questa, che dopo un paio d'anni che non incontravo ragazzi, che non si incontravano le scuole, ho continuato a fare quello che sapevo fare, cioè incontrare i familiari delle vittime innocenti e preoccuparmi del riutilizzo sociale dei beni confiscati. Presiedo una confondazione di carattere regionale che nacque 12 anni fa con Bassolino, poi confermata da Caldoro e riconfermata da De Luca adesso. È l'unica, credo che sia l'unica in Italia che faccia riferimento all'ente regione come capitale della fondazione. E avevo già detto alla professoressa Cicignani che poi le avrei inviato uno dei bei momenti di lavoro della fondazione, che sono le biografie delle tante vittime innocenti della criminalità qui nella nostra regione. Bene, io stasera dicevo, grazie a voi, con tutti quei nomi che avete pronunciato, ad un certo punto ho fatto un viaggio che mi ero dimenticato di aver fatto. Nella vita capita queste cose, anzi, e vi ringrazio perché mi avete tolto quel tentativo depressivo di dire Madonna, è il lockdown, la pandemia, mo la guerra, e voglio dire, sono tutte cose che anche stanotte mi sono svegliato e non mi ricordavo perché ero triste, non so se vi capita, e ricordate che il giorno prima era andata bene, insomma, non c'era stato nulla di più, perché ero triste, perché sono triste, è la guerra, però posso farmi vedere che dice, e ho acceso il televisore. E allora, stasera invece io vi ringrazio, sono io veramente che ringrazio voi, ve lo giuro, perché tutti quei nomi che avete pronunciato, molti di quei nomi, sono nomi che ho avuto il privilegio di attraversare con la mia vita e la loro vita. Proprio tutti. Quelli che ho cercato di segnare. Gelsomina Verde, mi ricordo i pugni e le lacrime di sua madre, i pugni che mi ha dato. Perché nell'abbracciarmi mi dava i pugni, perché rappresentava un'idea di Dio, forse perché sono prete, e poi perché rappresentava un'idea di società, perché mi facevo prossimo, e le lacrime, perché allo stesso tempo ero prete e rappresentavo quella società. La mamma di Gelsomina, che fu prima seviziata, poi uccisa e poi bruciata. Penso, ho scritto in ordine sparso, Peppino Impastato, no? Per me è stato un mito suo fratello, il fratello Peppino Impastato, ho conosciuto Giovanni, e quando Giovanni mi fece fare il giro che si vede nel film 100 passi, e quel giro mi prese proprio nel cuore, con una ferrovia. E poi quando sua mamma, Felicetta, mi invitò a pranzo e fece un pranzetto meraviglioso, però ogni tanto mi chiedeva, ma tu veramente sei prete? Ma io forse la sto turbando, forse qualcosa. E dicevo perché? E provai una vergogna enorme nell'essere prete di una certa chiesa che di Peppino Impastato, ve lo posso dire, non me l'avete perdere, non se la stava avanti un cazzo, che l'aveva proprio abbandonata al suo destino. E la mamma dice, veramente sei prete, perché stavo mangiando da lei. Lei pensava di farmi un grande complimento e dire, meno male che veramente sei prete. Ma io l'ho vissuto quel giorno anche come una profonda ferita per quella chiesa che era stata così distante da aver fatto capire Peppino è comunista e sono cacchi suoi, perciò si fa uccidere. Un'altra volta non faceva il comunista. E penso a Antonio Ferraioli, di come suo fratello ha cominciato il cammino con noi, prima con Libera, con la fondazione, a Bertolande Fuoco, che tu hai conosciuto, professoressa. Conosciuto Bruno Valentino. Sì, dico Alberto è il figlio sì, ucciso. È proprio una. E Bruno è una persona speciale, no? Sì, la storia di Antonio Esposito Ferraioli e di Bruno Vallefuoco mi è entrata nel cuore nel. No, ma come dico perché, e ti dico io perché mi è entrata nel cuore, mi dico la presunzione. Tu Antonio Esposito Ferraioli. Di una scuola che questa ti tirava dal bianco giocare, sì, no? Di fronte al calcio. E ti dico poi perché mi permetto di dire. E pensa appunto a Bruno Vallefuoco, che di una bontà disarmante quando racconta e quando vive il recupero dei ragazzi più lontani, più deviati. Annalisa Durante, l'ho raccontato prima, che suo padre Giannino Mattena, nell'essere felice di stare all'università perché avevamo fatto lo scaffale di Annalisa, mi diceva a tutti la settimana scorsa che Annalisa avrebbe compiuto 34 anni, Toni, tu hai capito, ti ha già portato a mia figlia all'università. E penso a Paolo Siani, ricordando Giancarlo, e quando penso a Giancarlo Siani penso a Marco Risi,
che due o tre notti consecutivi, no? Sono stato per due o tre notti a casa di Paolo per costruire la scenografia insieme su Giancarlo, per il film Forte Apache. E se non avessi incontrato Paolo Siani, non avrei incontrato Marco Risi e non avrei provato un'emozione straordinaria, quella di trovarmi al Teatro San Carlo e sentirmi dire da Marco Risi: non ti muore quando finisci il film, guarda bene, non ti muore. Grazie a Don Tonino Parmese per la sua collaborazione, ma non me sto frusciando. E io pensai, mio padre operaio di cantieri, mia madre donna semplicissima, avrebbero potuto guardare sul telo del San Carlo il nome del figlio, perché avevo fatto una proposta a Marco Risi: senti, ma perché nelle comparse non le fai diventare quelle persone vere, cioè i veri familiari delle vittime, che fanno le comparse del tuo film, così per una sorta di magia il tuo film avrà la carne e il sangue delle vittime e non degli attori e non dei figuranti che aspettano Giustina Bizzone cosa mangiare, ma la carne e il sangue dei familiari delle vittime. E penso a Mondavino, alla famiglia Ruotolo, a Buonocore, alle sue figlie che sono mie paesane, sono porticesi, e queste due ragazzine che si sono fidate finalmente di un altro maschio che ero io, perché un maschio che avevano conosciuto le voleva abusare, anzi qualcuno l'aveva abusata, e in forza della memoria di sua mamma io diventavo il maschio che invece di cui si potevano fidare, ci mancherebbe altro, perché le avrei protette con tutto il cuore, con tutta la vita. E poi penso a Rita Borsellino. Sto facendo questo viaggio per arrivare ad una semplice conclusione, non sarò breve, non mi preoccupate. Penso a Rita Borsellino. Quando penso a Rita Borsellino, poi incide una realtà. Rita Borsellino uguale il primo divano a casa mia. Perché dite, quando veniva a Napoli, voleva dormire a casa di mia madre. E dopo la prima volta che occupò il nostro letto, quello mio e di mia madre, noi le demmo il letto, proprio dicendo, questo si mortifica, non viene più. E mia madre, con i suoi risparmi, compra un bel divano, così tutte le volte diceva, carita, ve ne andavo, può dormire a casa nostra. No, è perché lì era la sorella di Paolo. E poi penso alla mamma di Vincenzo Liguri, che avete ricordato prima, uno dei ragazzi della scorta, che sotto l'albero della memoria, Pia D'Amelio, mi diceva, tenendomi sotto al braccio mio e regalandomi una palma e un ramoscello di quell'olivo, io sono la mamma di Vincenzo. E io disse, ma Vincenzo chi, signora? E Vincenzo, sai chi è? È uno dei ragazzi della scorta di Paolo. Ah, scusa, non avevo capito. Vincenzo mi ha fatto scemo. Perché? Sì, perché Vincenzo mi aveva negato il fatto che lui stava nelle scorte. Mi aveva detto la bugia che lavorava in ufficio, e quella sera che io sentivo le sirene e la notizia che erano uccisi il giudice Borsellino, io dissi, povere mamme che piangeranno i loro figli che scortavano il giudice, e non sapevo che tra quelle mamme c'era anch'io. Poi ho conosciuto la famiglia di Emanuela Roy a Sestu, provincia di Cagliari, perché mi invitarono a celebrare la messa del giorno dell'anniversario. Rinunciai ad andare a Palermo e andai a Sestu. E vidi questa foto di questa ragazza bellissima che si trovò là per caso, perché sua sorella voleva diventare poliziotta e lei voleva fare la maestra. Per fare compagnia a sua sorella al concorso del Ministero degli Interni, se non ti preoccupare, io ti faccio compagnia, tanto tu passi e no, perché io scrivo quanto stronzato da solo. Era così brava Emanuela che la sorella fu bocciata e lei voleva fare la maestra, si trovò a casa la letterina che diceva lei è stata ammessa a aiutare, può venire a fare concorsi polizia, e divenne poliziotta. E di Emanuela non si trovò quasi niente, come diceva prima il dottor Peralta, come diceva prima Federico, tanto di quel tritolo, che di quella bellezza, di quella bellezza, di quella bellezza, era bellissima, forse l'avrei pure corteggiata se non fosse stato preso a Emanuela, per come era bella, di quella bellezza non si trovavano solo pochi capelli, tutto il resto erano brandelli di carne. E per ultimo termino, e poi termino la conclusione, voglio ricordare Maria Pia Borsellino, la mamma di Paolo, che grazie sempre a questa memoria mi fece un regalo bellissimo. Mi chiese se poteva domandare a mia madre una cosa, e le chiese, ti dispiace se mi adotto un Bodomino, perché io sognavo un figlio prete, ma quello si è fatto magistrato, non ho voluto sapere altro.
E mia madre disse, sì, come non te la puoi prendere? Prendi, era già confezionato, già prendi. E tu, non ti preoccupare, è figlio a te. E Maria Pia mi diceva, Tonino, ma quando mi chiedono scusi, lei perdona? Lei perdonerebbe? Aiutami a capire, ma che cosa vogliono da me? Che io mi fidanzi con Totoreina o che vado a cena con lui? Ma che mi stanno chiedendo? Che bello. Un viaggio nella memoria che mi avete fatto fare stasera, che vi giuro, davanti a Dio, non era proprio previsto. Volevo parlarvi di sa di che cosa, dell'antimafia, e invece tutti quei nomi che avete scandito, e qui vengo alla conclusione, tutti quei nomi che avete scandito, ragazzi carissimi, ma ve lo dico non sono patetico, non perché sono vecchio rispetto a voi, ma tutti quei nomi che avete scandito vi hanno dato la possibilità di aprire una porta magica che gli adulti cazzinosi che siamo noi non sappiamo più dove sta questa porta magica. Quella porta dove c'è scritto sopra se io fossi l'altro. E aprendo quella porta avete evitato uno dei virus più brutti della storia delle pandemie. Non il coronavirus, ma la cazzimma. Quella che ti fa dire, ma io che tengo a che fare, che me ne importa a me? Sto bene io, stanno bene tutti quanti. Invece avete aperto la porta della memoria e avete scoperto che tu potevi essere l'altro e puoi dire se io fossi l'altro e scopri che cosa scopri? Scopri il mondo perché scopri la vita e impari a non essere più a non banalizzare, a non semplificare, a non ridicolizzare. Quanti ragazzi rispetto ai nomi che avete detto e che mi sono permesso di ripetere anche in forza della conoscenza personale, quanti ragazzi magari li banalizzi dicendo beh, che fai? Ma che può? Chi si? Ma chi è? No? Che peccato, si sono persi il meglio della vita, hanno perso la possibilità di poter dire se io fossi l'altro. E se noi non diciamo se io fossi l'altro, tu non sei niente. Tu non sei niente. Non sei niente. Io veramente vi ringrazio per questo viaggio che non prevedevo di fare oggi a Meta, cioè sapevo di venire a Meta, ma non prevedevo di fare questo viaggio nella memoria attraverso i nomi che avete consegnato, lo giuro, non sapevo che avreste fatto questo, sapevo che ci incontravamo. E vi ringrazio perché mi avete dato la possibilità di riprendere una delle cose belle che ha il senso della vita, perché vedete, nella mia lingua napoletana, e poi pure la vostra, possiamo dire che qualche volta si può campare senza sapere perché, no? Magari mi va pure un po' in terapia, se pensi dai perché, ma non si può mai campare senza sapere perché. Se il perché è un nome di qualcosa o di qualcuno. E questa è la bellezza, la rivoluzione della vita. A volte il perché sono tanti uomini, tante donne che abbiamo conosciuto. Il perché è stato per un tempo della mia vita, anche in maniera struggente, il prendermi cura di mia madre. Il perché a volte è il mio cagnolino, quando la sera mi aspetta e io comincio a ridere perché lui ride, perché i cani ridono. Cioè ogni cosa animata, come i fiori, ma soprattutto la vita delle persone, se diventa il nostro per chi è fatta, ha un senso la nostra esistenza, perché si può cambiare senza sapere perché, ma non si può mai cambiare senza sapere chi. E il per chi della memoria delle vittime che abbiamo ricordato questa sera, credo che è davvero un'esperienza che ci permette di stare all'impiedi, di poter dire che questa è l'antimafia. Sapete, le mafie hanno paura di alcune cose. E una delle cose di cui hanno paura, ma noi facciamo finta di non saperlo, è la memoria collettiva, la memoria condivisa. Quando un territorio condivide una memoria, non dice, ah, come fa? No? Ma condivide una memoria, e vuol dire che quelle persone stanno dicendo, se io fossi l'altro, non se fossi te, mafioso, ma se io fossi l'altro. Si mettono paura dei beni confiscati, ma non come si fa in Italia purtroppo, che esiste una legge più bella forse del mondo, ha un titolo 109-96, no? Però purtroppo non funziona ancora bene, funzionicchia. Togliere il mal tolto e restituirlo alla società e fare occupare quei beni e far diventare quei beni occasione di lavoro e di progresso della vita delle persone. E poi le mafie hanno paura di una cosa, hanno paura di quei luoghi che stamattina io dicevo sono sacri, più sacri di una chiesa. Io tra una chiesa e una scuola preferisco una scuola. Tanto la chiesa la puoi fare dappertutto, no? E se ci spieghi, poi ne abbiamo pure tanto, c'è manca bisogno di inventarcene.
ma se c'è un luogo sacro al mondo, insieme alla famiglia, è la scuola. Ma sacro non nel senso che tocchi la metafisica, no, sacro nel senso che tocchi la vita, la dignità e la umanizzazione di chi va in quella scuola. E le mafie hanno paura delle scuole che funzionano bene, perché se una scuola non funziona, su 1.000 anni escono 1.000 coglioni, ma se una scuola funziona bene, escono 1.000 uomini e 1.000 donne. 1.000 uomini e 1.000 donne. E poi vorrei terminare e fare un patto con voi, soprattutto questo, per favore, dite quello che volete, per carità siete liberi, ma se potete evitate di dire che sono morti perché stavano al posto sbagliato e al momento sbagliato. Al posto sbagliato e al momento sbagliato stanno solo quelle merde di mafiosi, ma tutte le persone che sono state uccise innocentemente stavano al posto giusto e al momento giusto, cioè stavano vivendo. Quando ho fatto i funerali del papà di Mary Liguori, Mary Liguori era una giornalista del Mattino, e le disse, no, guardate la vita, ma a volte si accanisce la sorte, no? Mary, torni a casa? Sì, Mary, tu abiti a Polleda, vedi che a San Giorgio hanno ucciso una persona, se passi prendi le notizie, così puoi andare a casa. Lei è un giornalista del Mattino, lei va a San Giorgio e arriva a San Giorgio, si avvicina alla bottega di suo padre, che faceva il meccanico, aveva ucciso suo padre, il meccanico, scopre che era il padre la persona ammazzata, perché due bande rivali, sparandosi, colpirono questo meccanico nella sua officina, e ai funerali lei disse, mio padre è stato ammazzato perché stava al posto sbagliato, nel momento sbagliato, no, non già la certificazione, no, Mary, è che a manaffa alcuni mafiosi non ci vuole niente, ma a te mi costa molto durante una messa, però tu non te lo puoi permettere, tuo padre stava in officina, stava al posto sbagliato, stava lavorando per te, stava al momento sbagliato, stava vivendo per te, sono quelli che hanno sparato che stavano al posto sbagliato al momento sbagliato, non è una, come dire, una spocchia semantica, è proprio un'occasione per dire attenzione. Quando noi viviamo normalmente, stiamo vivendo tutti al posto giusto nel momento giusto. E con questo io non solo vi lascio, vi faccio gli auguri più belli, spero che possiamo ritrovarci, no? Intanto manderò i libri nella scuola, così le biografie potranno trovare la loro più bella soddisfazione. E soprattutto io credo che questa sera, nonostante le mie iniziali depressioni tra lockdown, la guerra e pure qualche fallimento salutare, che a 64 me ne sento qualche cosa, ecco, mi permetto di dire che stasera, avendo attraversato la memoria con tutti voi, sono convinto che quel crocifisso che mi hanno regalato i ragazzi ex tossici, che avevano sostituito Irri con una da Fasbro per l'avvolto di Gesù Cristo, e quando guardo il crocifisso stasera lo guarderò pensando veramente alla bellezza che siete stati voi. Sapete che ci scrissero sopra? Ciao, dimmi fa. Grazie.